Benvenuti a questo nuovo appuntamento con i campioni del canottaggio azzurro. Iniziamo oggi un mini ciclo di interviste dove incrociamo i protagonisti delle barche qualificate. Iniziamo dai doppi pesi leggeri, quello femminile, oggi rappresentato da Federica Cesarini delle Fiamme Oro. Ciao Federica. Ciao. E con Stefano Oppo del gruppo sportivo dei Carabinieri, alfiere del doppio pesi leggeri maschile qualificato anch'esso per Tokyo. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Ringraziamo Fiamme Oro e Carabinieri, le due società di appartenenza di Federica e Stefano, per la disponibilità nel permettere ai nostri azzurri di partecipare a questo piccolo momento di intervista doppia. Federica, iniziamo con te. Siamo usciti ormai da diverse settimane dal lockdown. Qual è stato per te il momento più bello, più significativo dopo la fine della clausura? Vabbè, io sono rimasta a Sabaudia e diciamo che il comune di Sabaudia aveva deciso di bloccare l'accesso al mare, giustamente, e quindi eravamo anche tutti bloccati a casa. E per me è stato andare al mare, vedere il mare e fare una passeggiata al mare. Infatti, subito la mattina mi sono infilata le scarpe da corsa e sono andata. E per te invece, Stefano? Ma per me, partiamo dal presupposto che la quarantena è stata un bellissimo periodo perché ho avuto la possibilità di tornare a casa e stare a casa più di 2 mesi, cosa che forse non capitava da 10 anni. Ma diciamo che con l'apertura la cosa più bella è stata potermi muovere liberamente e venire qua a Como, al lago, dove c'è l'altra parte, diciamo, della famiglia. Ok, uno degli aspetti della fine del lockdown è stato ovviamente il ritorno in barca dopo tanti mesi. Federica, nuovamente a te la parola. Com'è stato dopo il lungo stop, riprendere il singolo e tornare in acqua? Ma devo essere sincera, all'inizio è stato un po' difficile perché comunque non uscivo in barca da un po' e ero contenta sicuramente di uscire, però non è stato facile riprendere, diciamo, con il singolo, ci ho messo un po', però vabbè, era una cosa che mi aspettavo comunque perché non siamo usciti veramente in barca per tanto tempo, forse è stato il mio periodo più lungo lontano dalla barca, perché comunque anche quando sono a casa ho la fortuna di uscire. Ok, e invece Stefano, che tra l'altro avrei ricominciato a uscire sulle acque sarde il primo giorno. Sì, in realtà in Sardegna sono uscito pochissimo, però perché è stato un periodo veramente, c'era il sole, si poteva andare al mare tutti i giorni forse, ma il vento non ci dava tregua. Quindi in realtà le prime vere uscite le ho fatte a Sabaudia il 4 e il 5 giugno. Devo ammettere che in realtà pensavo molto peggio, ma la distanza mi ha fatto abbastanza bene, mi sono ritrovato subito a mio agio, diciamo, sulla barca. Queste sono ottime risposte da parte di entrambi. Veniamo adesso alla qualifica olimpica che entrambi avete ottenuto a Linz ai mondiali dello scorso anno. E rimanendo con te, Stefano, sappiamo che tu e Federica siete legati da una bella amicizia. Ricordi qualcosa del momento in cui Federica, insieme a Valentina Rodini, ha qualificato la barca per i Giochi Olimpici di Tokyo? Guarda, io ti dico, credevo tantissimo in loro, avevo molta paura che loro non ci credessero abbastanza, perché sicuramente le possibilità le avevano, forse lo sanno benissimo per qualificarsi anche prima, però l'importante è che ci siano riuscite. L'unica paura era quella, che non ci credessero abbastanza loro, però è stato bellissimo, credo. Te Federica invece della qualifica con tanto di podio di Stefano e Pietro Ruta, hai un ricordo particolare? Beh, diciamo che appunto come hai detto tu siamo molto legati anche in un rapporto di amicizia anche con Peppo, quindi mi aspettavo comunque un buon risultato e ho detto dai che questa volta li fanno gli irlandesi, però comunque loro, io li stimo tantissimo, sono un grande esempio per noi e hanno dimostrato veramente, come al solito, di confermarsi e di poter veramente giocare, cioè possono giocarsela veramente bene.
Adesso facciamo un ulteriore passo indietro e ripassiamo di nuovo la parola a Stefano. Facciamo un passo indietro di 4 anni e andiamo al 2016, che per Stefano ha un ricordo dolce, ma probabilmente anche un po' amaro, perché la prima partecipazione olimpica ha coinciso con un quarto posto, la famosa e famigerata medaglia di legno sul 4 senza pesi leggeri. Stefano, ti stai avvicinando alla tua seconda Olimpiade, ma che ricordo servi del tuo debutto a cinque cerchi? Guarda, se lo guardo con un occhio analitico ti dico sì, è stato un bellissimo ricordo, ma il quarto posto mi ha lasciato l'amaro in bocca. Invece, se lo riguardo come ho piacere a ripensarci, dico che è stata un'esperienza fantastica, perché nessuno avrebbe mai detto che sarebbe andata così con l'Olimpiade, diciamo, prima di partire. Invece, cioè, mi emoziono solo a pensarci, diciamo. Adesso, arrivando alla prossima Olimpiade, sarà più complicato perché ci arrivo con una pressione totalmente diversa rispetto a 4 anni fa. E invece, Federica, 4 anni fa iniziavi a costruire quello che poi si è realizzato proprio lo scorso anno a Linz, ovvero insieme a Valentina Rodini ai mondiali Under 23 conquistavate la medaglia di bronzo al mondiale di Rotterdam, che tra l'altro è stata la tua prima medaglia a un campionato del mondo non da timoniere. Quindi anche per te il 2016 è stato un anno importante e un primo mattone di tutto il percorso che poi ti ha portato lo scorso anno a qualificare la barca per Tokyo. Sì, sicuramente è stato, diciamo, l'inizio di tutto. Forse se ripenso un po' al 2016 a quella gara ce la siamo un po' gestita male. Forse io sicuramente non ne avevo abbastanza esperienza perché è stata la mia prima gara dove veramente mi potevo giocare qualcosa di importante. Però sicuramente è stato un trampolino. Poi c'è da dire che comunque Valentina era reduce da un'Olimpiade. I piani sono andati un po' fuori corrente, diciamo, però comunque ce la siamo cavata bene. Però c'è anche lì, se ci ripenso, un po' di amaruce, però vabbè, è stata un'esperienza. Un'altra esperienza, Federica, sta per arrivare e doveva arrivare veramente a settimane, tra l'altro nei giorni del tuo compleanno, e poi invece la pandemia da Covid l'ha posticipata al prossimo anno. Tokyo si terrà nel 2021, hai qualificato il doppio pesi leggeri femminile. Adesso che hai anche ripreso ad andare in barca, cosa ti stai immaginando nella tua mente nei prossimi mesi e quello che poi potrebbe succedere in Giappone? Ma io ti dico, questo blocco non mi ha demotivato, cioè anzi cioè, ne sono uscita abbastanza bene, ho lavorato un po' sui miei difetti, mi sono concentrata magari su quelle cose che comunque quando di solito sei in raduno o comunque sei sotto pressione fai un po' più fatica. Quindi io sicuramente ne sono uscita cambiata, sia a livello psicologico che a livello comunque tecnico, perché ho fatto un passo in avanti. Ti dico, mi dispiace ovviamente, però da un lato forse potrebbe essere un nuovo punto di partenza. E E vabbè, finisci, finisci, Federica. nel senso, io voglio solo cioè, ovviamente andare e provare a fare qualcosa di buono, nel senso, ritornare a casa senza rimpianti. Stefano, invece nel tuo caso, Tokyo 2021, che cosa ti aspetti? Cosa mi aspetti? No, non lo so. Innanzitutto ci sarà tantissimo lavoro da fare ancora. Devo dirti che inizialmente ho preso la notizia benissimo, senza nessun problema. Poi nel periodo a casa devo ammettere che il pensare al fatto che in quel periodo avremmo avuto le prime gare così è stato abbastanza importante, perché il lavoro che abbiamo fatto quest'inverno è stato, secondo me, l'anno più ben fatto degli ultimi 3. Quindi mi sentivo veramente pronto quest'anno. Però c'è anche da dire che adesso conosco i valori che ho fatto quest'anno e posso spingermi ancora un po' oltre l'anno prossimo. Quindi, sì,
sicuramente saranno pronti tutti, ma arriveremo pronti anche noi, come sempre. Di questo ne siamo convinti e sappiamo che vi state preparando al meglio. Grazie a Federica Cesarini e a Stefano Oppo per la loro disponibilità. In bocca al lupo per i prossimi mesi e speriamo di vedervi presto sui campi di regata a settembre, quando la stagione, speriamo ufficialmente, possa riprendere. Grazie Federica e grazie Stefano. Ciao, grazie. Ciao. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Prossimo appuntamento nei prossimi giorni, nuovamente con Rowers On Air. Grazie a tutti.